Il ruolo della Camera di Commercio in questo progetto è di mettere a disposizione il registro per l'alternanza. Anzitutto l'alternanza scuola-lavoro è un progetto del sistema del paese, un progetto culturale, direi su tutto, per cui direi come prima soddisfazione è che tutti stiamo lavorando insieme, istituzioni, scuole, imprese e studenti. Direi un grande primo successo, anche se ancora non se ne vede assolutamente i risultati, perché è solo l'inizio. Con la collaborazione della Camera di Commercio e con il suo coordinamento, le professioni sono andate direttamente nelle scuole a illustrare quelle che sono le modalità per l'accesso alle professioni, cercando di spiegare quelle che sono le opportunità che il mondo della professione può offrire ai propri iscritti. Allora, l'alternanza scuola-lavoro parte da molto lontano. Abbiamo la necessità nelle aziende di testare sempre nuovi ragazzi e comunque dare una continuità al nostro percorso. L'alternanza scuola-lavoro è uno strumento molto valido per tutto ciò. Il sogno nostro, e dico nostro, di tutti gli attori coinvolti in questa iniziativa, e noi ci facciamo in questo momento portavoce, è quello di ridurre la disoccupazione. È una parola forte, una parola in questo paese critica, ma solo se riusciamo a unire la domanda, che ricordiamo essere sempre attiva nel nostro paese, all'offerta, che in questo momento non riesce a incrociare la domanda, si potrà ridurre questo tasso di disoccupazione. Partendo con questo progetto, analizzando le nostre informazioni e vedendo le cose reali del paese, si vede banalmente che abbiamo uno scarso orientamento alla professione che necessita. Che vuol dire? Abbiamo dei ragazzi che non sanno capire dov'è la domanda e abbiamo delle imprese che non riescono a rispondere alle esigenze delle proprie imprese, che non riescono a trovare competenze. Questo è un paradosso e su questo noi ci dobbiamo assolutamente lavorare. È un'offesa non intervenire in questa azione. Una delle problematiche del mondo del lavoro si dice spesso che sia il mancato collegamento tra le aziende e gli studenti che poi, finito il loro percorso, vogliono intraprendere una attività lavorativa. Per questo abbiamo pensato a fare delle simulazioni di situazioni come ad esempio una discussione in commissione tributaria, oppure ad esempio l'elaborazione di una busta paga o i presupposti per la progettazione di un intervento edilizio o ad esempio un intervento di sistemazione ambientale, di sistemazione a verde, utilizzando gli spazi proprio della scuola. Promo Firenze ha inserito la propria offerta sul portale Alternanza Scuola Lavoro e ha avuto a seguito di questo una risposta, una candidatura da parte dell'Istituto Buontalenti. A febbraio ho partecipato alla fiera del Bywine, una fiera dove si svolge il servizio di vini della regione toscana. Il Bywine è una delle più importanti iniziative del settore vitivinicolo toscano. È un'iniziativa commerciale della regione toscana e Promo Firenze ha collaborato per la realizzazione operativa. Abbiamo chiesto un coinvolgimento delle scuole proprio perché crediamo molto nel progetto dell'alternanza scuola-lavoro e abbiamo avviato la procedura facilmente inserendoci nel portale Alternanza Scuola-Lavoro. In questa fiera noi dell'Istituto Buontalenti ci occupavamo della mise en place dei vari tavoli e nell'accompagnare gli acquirenti ai propri stand. Abbiamo deciso di impostare la nostra attività di collaborazione con la Camera di Commercio anche evidenziando quelli che sono gli aspetti pratici della professione per far capire anche agli studenti quelle che possono essere le situazioni che possono affrontare o che dovranno affrontare nella loro attività lavorativa. La Camera di Commercio ci ha dato una grande opportunità a crescere a partire dall'anno scolastico 2015-2016 perché abbiamo iniziato in sordina con pochi corsi.
poi gli alunni contenti quindi dell'offerta formativa che abbiamo loro dato hanno richiesto di conoscere ulteriori professioni, quindi il mondo del lavoro in maniera più allargata. Allora, il progetto Focus Pelletteria si è sviluppato durante il nostro anno scolastico 2016-2017 e ha visto coinvolti l'Istituto San Paolo di Torino per la parte in aula, alcune aziende della sezione pelletteria di Confindustria Firenze con il supporto di altri soggetti del territorio quali la Camera di Commercio di Firenze, la città metropolitana, l'ufficio scolastico regionale della Toscana. Dopo un percorso di formazione di circa 70 ore presso le aule di Banca Intesa San Paolo, ho iniziato un percorso di alternanza scuola-lavoro in pelletteria, dove ho potuto imparare alcuni lavoretti riguardanti la produzione di trolley e altri semilavorati. Compito della scuola è gettare un ponte tra questi due mondi. Con questo progetto noi, anche vista l'assunzione che poi è derivata dal progetto Focus Pelletteria, abbiamo cercato di costruirlo. Quando i percorsi di alternanza scuola-lavoro funzionano, come nel nostro caso, molte volte ci capita, abbiamo anzi l'opportunità di attivare dei contratti di lavoro veri e propri. Durante il percorso di alternanza abbiamo incontrato qualche problema e siamo riusciti a risolverlo grazie all'aiuto dei tutor e grazie alle competenze apprese a scuola durante l'anno. Durante il mio percorso ho incontrato alcune piccole criticità che ho potuto risolvere grazie al lavoro della mia squadra, perché lavoriamo in reparti ma siamo comunque una grande squadra che ci aiutiamo l'uno con l'altro. Non ci sono state sostanziali criticità perché i ragazzi sono stati molto bravi e noi li abbiamo seguiti in tutte le fasi, sia nella sala sia nell'accoglienza, e abbiamo avuto anche un grande aiuto dei professori che ci hanno seguito i ragazzi e l'hanno seguito in tutto l'evento. Consiglio a tutti i ragazzi che staranno per intraprendere un percorso di alternanza scuola-lavoro di arrivare con la mente aperta e di essere aperti soprattutto a qualsiasi tipo di esperienza. Io vengo da un percorso di ragioneria e sono stata messa in produzione, quindi una esperienza totalmente nuova per me. E soprattutto grazie a questo stage ho potuto capire che questo è il mondo a cui potrò appartenere in futuro e quindi ho accettato ben volentieri l'opportunità che mi è stata offerta dalla pelletteria di iniziare a lavorare con loro. L'alternanza scuola-lavoro è sicuramente un'opportunità per un'impresa e pertanto invito tutti gli imprenditori a uscire dal proprio guscio, uscite dalle aziende, parlate con le scuole, parlate con gli enti, le associazioni di categoria e troverete sicuramente delle opportunità per le vostre imprese.